Saluto tutti i presenti, ringrazio Ascari Academy e proseguo quindi con chi è collegato questo percorso suddiviso in due incontri su quello che è il focus dal punto di vista delle nuove skills e della conoscenza delle tecniche di negoziazione per l'esperto nel procedimento di composizione negoziata della crisi, come sappiamo, introdotto dalla novella Decreto Legge 118, convertito in legge 147 dello scorso anno, che è in vigore dal 15 novembre, di cui chi era presente la scorsa volta mi perdonerà perché mi ripeto, ma per chi invece non fosse stato presente, sappiamo che è una procedura che a breve vedremo introdotta in quello che è il codice della crisi, che dovrebbe trovare la sua definitiva, diciamo, conformazione ed entrare in vigore il 15 luglio. Di questo correttivo, cioè di questa normativa che introduce per il momento sembra piccole modifiche, questo percorso di composizione negoziata nel codice della crisi sta circolando un correttivo dal 15 giugno. Io utilizzerò però ancora la nomenclatura, quindi diciamo l'articolato che è presente nel decreto legge 118 come convertito, perché attualmente questa appunto è la normativa di riferimento. Oggi quindi riprendiamo un po' dove ci eravamo lasciati lo scorso lunedì e riprendiamo quelle che erano state le conclusioni a cui eravamo giunti dopo un breve excursus anche di tipo comparativo su quella che è la cifra dell'esperto negoziatore rispetto agli altri professionisti che conosciamo, già noti in procedure però diverse. E che erano assimilabili a questo nuovo professionista a cui è affidato il nuovo percorso di composizione negoziata. Quindi partiamo proprio da quella che in qualche modo proprio espressamente lo stesso legislatore ci offre come una definizione dell'esperto, quella che è la volontà della novella, e questo è testualmente quanto possiamo leggere nella relazione illustrativa in sede di conversione in legge del decreto legge 118, quindi un soggetto che non si sostituisce all'imprenditore. Qui l'avevamo già sottolineato come appunto è altro rispetto a quelle altre figure che invece accompagnano l'imprenditore, quindi potevano essere a questo assimilati come l'attestatore, e che ha una terzietà e indipendenza che è funzionale e ha, diciamo, come finalità quella di individuare, perché questo appunto è un filo rosso che dovrà seguire, che non deve spezzarsi mai durante tutto il percorso di composizione negoziata, cioè la possibilità di una reversibilità della crisi e quindi di un risanamento. La sua competenza, e anche di questo avevamo parlato, quindi sappiamo però tutti, immagino, come per iscriversi nell'elenco degli esperti negoziatori tenuto presso le Camere di Commercio, occorre un bagaglio non solo di conoscenze specifiche, ma anche un'attività esperienziale nel risanamento già maturata. Il terzo, quindi, negoziatore è individuato come un referente anche della serietà del percorso, di questo spazio temporale in cui appunto si dovrebbero, e vedremo che il legislatore ha fornito l'esperto di numerosi strumenti, dovrebbero individuare dei percorsi di risanamento, di reversibilità della crisi. Un elemento essenziale è stato individuato dal legislatore tra le competenze dell'esperto, oltre a quelle di tipo economico e giuridico, imprescindibili poi quelle specifiche del diritto della crisi, anche una competenza appunto quale facilitatore, negoziatore, che sappia quindi gestire e dominare quelle tecniche di comunicazione che sono state per la prima volta introdotte nel campo del risanamento dell'impresa.
Quindi ecco quella che è l'azione che dovrà essere compiuta dall'esperto. Quindi un'azione, chiaramente io qui ripeto, mi sto focalizzando su queste attività di facilitatore che si devono accompagnare, appunto perché richieste dal legislatore alle altre. Qui oggi cercheremo di fare un focus su queste appunto che sono delle nuove competenze. Quello appunto di facilitatore con la funzione di portare le parti, come avevamo già accennato, oggi lo vedremo meglio, a superare la posizione, la pretesa e focalizzarsi su quelli che sono invece gli interessi che sappiamo per chi ha esperienza da negoziatore o mediatore o anche gestore della crisi da sovraindebitamento, spesso non emergono. Per sollecitare quelle soluzioni che invece attraverso questo percorso potranno emergere. Il decreto dirigenziale, ovvero il decreto del 28 settembre dello scorso anno, che ha dato attuazione al decreto legge 118, offre e cadenza un vero e proprio percorso, il cosiddetto protocollo di conduzione delle trattative, quindi una sorta di manuale a uso pratico sia per l'esperto che anche in parte per l'imprenditore. Quello che però emerge e quello su cui volevo con voi già preliminarmente riflettere è questo. Sappiamo che il percorso di composizione negoziata può effettivamente descriversi come un percorso totalmente stragiudiziale. Sappiamo che è un percorso volontaristico, quindi nessuno impone all'imprenditore di avvicinarsi, quindi di attivare questo percorso. Però esistono, diciamo, dei percorsi che rimangono stragiudiziali, ovvero non sono attinti da incursioni di tipo giurisdizionale. Perché? Perché non vi è stata la necessità, l'opportunità di richiedere le misure protettive piuttosto che l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili. Quindi non si sono attivate, diciamo, quelle possibilità pure offerte in seno al percorso di composizione negoziata che richiedono un'attività di autorizzazione da parte del tribunale. In queste situazioni in cui questa richiesta non vi è stata, effettivamente l'esperto presenta una cifra di vero negoziatore e facilitatore in un percorso appunto che potremmo definire puro. Mentre dall'altra parte, quando l'imprenditore ha ritenuto di dover richiedere l'applicazione di misure protettive, che è l'ipotesi, diciamo, più frequente, evidentemente dovendo rendere in quella sede, innanzi al tribunale, un parere in ordine alla opportunità di mantenere oppure revocare, modificare le misure protettive che sappiamo nel percorso introdotto, l'imprenditore si autoapplica nel momento stesso della richiesta e sono poi soggette ad una verifica postuma da parte del tribunale. Ecco, in queste ipotesi, questo ruolo di terzo imparziale che mantiene una equidistanza viene parzialmente in qualche modo non meno, ma viene delimitato da quello che è appunto la necessità di rendere appunto tale parere, senza però che possa perciò solo ritenersi che l'esperto possa essere assimilato a quelle altre figure professionali che conosciamo, note nel diritto della crisi, ora senza pensare al curatore, per esempio, a quella più assimilabile del commissario giudiziale. Comunque rimane una nuova figura terza, che ha una funzione del tutto diversa. Ma un'altra importante differenziazione nel percorso negoziale a guida dell'esperto è quella ulteriore, diciamo, dualità che dovrà assumere in un negoziato,
che potremmo definire tipo interno, ovvero quella negoziato e quei primi esiziali incontri che celebra con l'imprenditore e quindi con il soggetto che ha introdotto la domanda di composizione negoziata rispetto invece ai terzi, a tutte le altre parti, quindi ai creditori, dagli istituti al piccolo fornitore, ai soci, quindi a tutte le altre parti. Questo per dire cosa? Che l'attività in particolare indagando su quelle che dovranno essere le conoscenze e le tecniche di negoziazione dovranno, da parte dell'esperto, essere modulate proprio alla stregua all'interno di questo negoziato interno ed esterno di quelli che saranno gli interlocutori e il momento anche del percorso di composizione negoziata in seno al quale si viene a confrontare con soggetti così diversi. Tornando a quello che è il disciplinare, quindi il decreto dirigenziale, noi possiamo, questo è testualmente, diciamo, la parte del disciplinare che riguarda la formazione, quindi il percorso che deve in qualche modo focalizzare il nostro esperto e che coinvolge quindi un po' tutti, non solo l'esperto, ma anche i soggetti che accompagnano l'imprenditore a vario titolo, quindi gli advisor. Il disciplinare individua un percorso nella fase di gestione delle trattative. Grande spazio viene affidato alla cosiddetta fase di preparazione e poi individua una serie di cognizioni che il nostro esperto deve avere, ma che gioco forza anche gli altri interlocutori al tavolo, quindi coloro che accompagneranno i creditori o comunque si troveranno anzi a interloquire direttamente al tavolo delle trattative con l'imprenditore e con l'esperto, dovranno comunque conoscere tutte le parti al tavolo. E quindi una focalizzazione su concetti che, come vedete, sono del tutto nuovi, quindi diciamo avulsi da quello che è tipicamente il diritto della crisi e un'abitudine anche professionale di confrontarsi con determinate tecniche, in particolare ecco, dal dialogo strategico all'ascolto attivo, all'empowerment, cioè parliamo effettivamente di novità assolute. Tanto che molti hanno appunto ritenuto, anche sotto questo aspetto, oltre che per altri, quasi eversiva la riforma e quindi la volontà di individuare un percorso quasi di rottura rispetto a quegli assetti, a quelle alternative che erano offerti rispetto al fallimento e quindi oggi alla liquidazione. Per capire il percorso negoziale e quindi dare, diciamo, effettività a quel percorso che deve essere seguito nel corso delle trattative, dobbiamo partire dalla consapevolezza che nel negoziato, perché il negoziato abbia un percorso di crescita e sviluppo e emersione degli interessi. Noi siamo abituati come professionisti tutti, in qualche modo in particolare i legali, ma anche i professionisti di campo economico, a confrontarci su un negoziato di posizione, un'evoluzione che parte appunto da una posizione che è una pretesa. Quello che le parti chiedono, quello che il nostro assistito pretende, e siamo abituati a concepire il negoziato come una sorta di torta, come una risorsa fissa, e quindi abbiamo, come dire, presente la spartizione di questa torta come risorsa fissa, per cui quello che io ottengo poi per differenza dovrò riconoscerlo all'altra parte. Ed è questa poi,
come dire, quel meccanismo, quella forma mentis che è tipica poi della transazione. Arriviamo a un compromesso, a una, come dire, a una reciprocità di regressione delle pretese e quindi a una transazione. Nel negoziato vero e proprio, quello in cui viene, diciamo, e prima individuato e poi valorizzato l'interesse, il percorso invece deve essere attenzionato, come dire, con una rivoluzione copernicana proprio nel modo di approcciare il problema. Quindi partire dalla individuazione asettica, oggettiva di quella che è la problematica, individuare gli interessi sottostanti alla posizione, quindi alla pretesa, e individuare attraverso un negoziato di tipo integrativo, quindi non più distributivo, quelle che sono tutte le possibili soluzioni che emergono attraverso un coinvolgimento di tutte le parti. Questo è l'approccio negoziale e questo è quello che effettivamente si pretende nel percorso di composizione negoziata ed è un po' una consapevolezza che non deve avere solo l'esperto, che appunto, come abbiamo visto prima, il disciplinare prevede proprio formato su queste tecniche, su questi percorsi, ma è importante che tutti i protagonisti abbiano consapevolezza del diverso approccio che questo percorso necessariamente prevede, perché altrimenti non avrebbe proprio un senso neanche, come dire, averlo disegnato con queste modalità in questa fase, quindi stragiudiziale, con un terzo formato. Questa è una consapevolezza che dovremmo avere tutti noi professionisti che ci approcciamo a questo percorso di composizione negoziata. Tornando quindi all'attività dell'esperto, quale terzo, e richiamando quelle che sono le direttive del decreto dirigenziale, la prima attività che il terzo negoziatore, avevo già detto l'altra volta, anche qui mi scuso se mi ripeto per chi già era presente, che si era molto discusso, i puristi avevano in qualche modo censurato questa scelta di utilizzare negoziazione applicata a un terzo, perché la negoziazione, il negoziato in sé è paritetico e la terzietà è esclusa appunto nella negoziazione. Su questo però in realtà si è, ecco, in qualche modo il focus e una spiegazione della scelta di questa terminologia può essere questa. Comunque nella negoziazione c'è uno spazio dedicato con strumenti del tutto nuovi e avulsi in particolare al sistema processo, che di per sé invece è decisamente di ostacolo al flusso informativo, ovvero il percorso è finalizzato alla raccolta di informazioni. E questa quindi è la spiegazione che viene data nella scelta della terminologia. Perché? Perché è così focale la raccolta di informazioni? Perché le informazioni portano le parti, le inducono e le indirizzano a trovare delle soluzioni. Il conflitto nasce quasi sempre direi che è una costante nel conflitto, proprio dal non conoscere, dal temere che dietro quello che è la pretesa, quello che viene rappresentato, esista altro. E da qui quindi la centralità della negoziazione come sistema di raccolta delle informazioni. Ecco, tornando a quello che dicevamo prima, riprendendo il filo del discorso. La prima attività dell'esperto dovrà essere quello di programmare una agenda che nel sistema della negoziazione viene cadenzata in fasi. Quelle che vi illustro sono quattro fasi: introduttiva, esplorativa, negoziale e conclusiva, che non sono, diciamo, fasi rigide, però promanano da quella che è la principale, diciamo, scuola e studi della negoziazione, che è la scuola di Harvard.
A tutte queste quattro fasi, che possono poi, appunto, non sono rigide, potrebbero anche accorparsi, l'introduttiva e l'esplorativa possono, come dire, celebrarsi congiuntamente, così come poi esplorativa, negoziale e così via. A tutte queste deve essere, c'è una fase prodromica, che è in sé una prima fase preparatoria che il terzo negoziatore deve svolgere, quindi, come dire, uno studio delle parti e della questione, ma poi ogni singola delle altre quattro fasi, introduttiva, esplorativa, negoziale e conclusiva, deve necessariamente avere una fase preparatoria. Il sistema quadrifasico illustrato, come vedete, parte proprio da un percorso esposizione delle pretese, delle posizioni, passa attraverso la capacità in quelli che sono tavoli e sessioni congiunte tra tutte le parti del conflitto o separatamente con ciascuna parte, di emersione degli interessi che sempre e comunque troveremo dietro alle pretese e alle posizioni. La fase negoziale, anche questa che si celebra nei negoziati spesso sia congiuntamente che in sessioni separate con tutte o con alcune delle parti, è la fase in cui comunque dopo l'emersione degli interessi le parti con l'ausilio del terzo, in questo caso come assimilabile alla mediazione, ma anche nelle negoziazioni paritetiche, emergono le opzioni che nascono proprio dalla consapevolezza dell'individuazione degli interessi e quindi di quelli che sono i percorsi che oltre le pretese rendono, offrono la possibilità di dare soddisfazione agli interessi stessi fino alla fase conclusiva, che è auspicabilmente un accordo, ma anche ove tale accordo, diciamo, non sia possibile, comunque consentono una progressione dei rapporti che potrebbe poi anche portare successivamente ad aspetti positivi a livello personale e interpersonale. Ecco. La fase preparatoria calata nel procedimento, nel percorso, scusate, di composizione negoziata è una fase, qui vi ho attinto quelle che sono proprio indicazioni testuali sia del decreto legge 118 convertito in legge, sia del protocollo di conduzione delle trattative, quindi della sezione terza del decreto dirigenziale 28 settembre 2021. È la prima fase, come dicevamo prima, quindi tornando a quel negoziato interno-esterno, la prima fase, quindi la prima attività preparatoria per il nostro esperto sarà quello di preparare il colloquio con quello che è poi il protagonista del percorso stesso e quindi con l'imprenditore. L'articolo 5,5 prevede che l'imprenditore debba presentarsi personalmente di fronte all'esperto e anche accompagnato dai suoi advisor, dal revisore se esistente, e solo se dopo l'incontro con l'imprenditore emergano delle serie prospettive di risanamento, qui torniamo a quel filo rosso di cui parlavo prima, quindi comunque sempre l'esperto ha questa funzione, quindi non disperdere, diciamo, non fare disperdere all'impresa quelle ultime risorse disponibili in caso di crisi o di insolvenza. Sappiamo che anche in presenza di una situazione di insolvenza, ma purché reversibile, è possibile intraprendere e coltivare un percorso di composizione negoziata. Quindi dopo questo diventa l'incontro centrale, un incontro che chiaramente non si potrà esaurire in un'unica soluzione, ma che prevede appunto che l'imprenditore si presenti personalmente. Ecco, prima di questo incontro, già l'esperto che abbia una capacità e sia in grado, abbia conoscenza di quelle che sono le tecniche di comunicazione, dovrà quindi avere avuto cura
di capire e di apprendere la situazione che andrà ad affrontare. Ora, noi sappiamo che l'esperto ha un brevissimo tempo per accettare l'incarico e ha però a disposizione tutta una serie di documentazione che l'imprenditore ha necessariamente dovuto depositare perché la nomina, la sua nomina, la nomina dell'esperto potesse essere possibile, quindi iniziare il percorso di composizione negoziata. Sarà molto importante per l'esperto, che sappiamo è obbligato anche a valutare prima di accettare l'incarico una sua specifica competenza e una disponibilità anche di tempo, e quindi dovrà scrutinare se effettivamente l'impresa in crisi di cui dovrebbe gestire la composizione negoziata è, secondo le sue risorse, sia dal punto di vista delle competenze che di disponibilità di tempo, è possibile. Questo però dovrà anche, questo momento dovrà, come dire, essere anche valorizzato dall'esperto come un momento in cui poter attingere degli elementi sulle caratteristiche del soggetto con cui dovrà interloquire nel corso del percorso di composizione negoziata per potersi in qualche modo rappresentare così com'è e deve essere la sua funzione, quindi un terzo esperto competente. Questo per dire cosa? Che già qui dovrà sapere utilizzare un linguaggio idoneo, calato su quella che è il singolo imprenditore. Immaginiamo che distanza potrebbe correre tra un imprenditore agricolo e un CEO di un gruppo di imprese. Quindi uno studio proprio prima del colloquio, proprio per attivare quel canale comunicativo e stimolare quell'affidamento, riconoscimento della sua autorevolezza, competenza attraverso quel dialogo che porterà l'imprenditore a condividere le informazioni che, come abbiamo visto prima, rappresentano la finalità stessa di questo percorso di composizione negoziata, proprio perché la conoscenza effettiva della crisi, delle ragioni, e quindi ci consentirà all'esperto di poter valutare la serietà di una prospettiva di risanamento, così come, anche se laconicamente, deve pure essere già stata rappresentata dall'imprenditore in sede di attivazione della, domanda di composizione negoziata. Quando ritiene, dopo questo colloquio con l'imprenditore, che esista una prospettiva di risanamento, che comunque la coltivazione di trattative sia necessaria per verificare il risanamento, la reversibilità della crisi, sappiamo in modalità anche indiretta, con l'imprenditore, il nostro esperto andrà a aprire le trattative con le altre parti interessate. Questo vuol dire cosa? L'individuazione delle altre parti è rimessa non a una scelta autoritativa, anche qui dell'esperto, ma dalla necessaria condivisione con l'imprenditore. È lui che porta avanti le trattative. Le proposte, come vedremo, sono censite nel protocollo di conduzione delle trattative, anzi nell'allegato 1 al protocollo stesso del decreto dirigenziale, proprio come proposte dell'imprenditore ai terzi, alle altre parti. E questa è un'altra, diciamo, circostanza che dovremmo focalizzare, anche se poi vedremo tra la normativa del decreto legge e quella del decreto dirigenziale c'è, dal punto di vista della proposta, una certa discrepanza. Comunque è l'imprenditore che porta avanti le trattative, l'esperto è e rimane sempre comunque quel terzo garante referente della serietà del percorso, imparziale e indipendente.
Sulla indipendenza, terzietà, il protocollo ci ricorda che l'esperto è e deve apparire imparziale e quindi come lo sottolinea, indicando all'esperto successivamente all'accettazione dell'incarico che sempre e comunque dovrà monitorare la sua terzietà, la sua indipendenza. Calando però questo principio, questo concetto sulla sua cifra di terzo negoziatore, è particolarmente rilevante che l'esperto si preoccupi anche di fare avvertire questa sua terzietà, ovvero che sappia sia avvertire se le parti hanno la percezione della mancanza di neutralità, circostanza che è possibile che accada, sia saperla gestire. Oh, quindi calandoci, diciamo, più nel concreto e partendo da quella fase preparatoria, la prima attività che l'esperto dovrà compiere sarà proprio quella di stabilire quella che è la propria credibilità. Come fare? Possiamo dire che il decreto legge 118 offre al nostro esperto veramente una ricca cassetta degli attrezzi, come spesso viene definita da chi svolge negoziazioni, ovvero degli strumenti che consentono di poter trasmettere autorevolezza, fiducia e quindi predisporre le parti a quello stato che rende possibile delle trattative. Diciamo, la prima cura che avrà l'esperto sarà quello di presentare, oltre che se stesso come ruolo, chiaramente, e quindi qui avrà cura di valorizzare quelle che sono le caratteristiche della sua funzione e le sue competenze, ma anche il percorso. Nelle negoziazioni, non bisogna mai dare per scontato che le altre parti conoscano il ruolo e il percorso. Spesso anche professionisti altamente qualificati, ma non esperti, scusate il gioco di parole, nello specifico percorso, possono non conoscere o non avere focalizzato, perché ritenuto magari non di interesse, quelli che sono invece degli elementi caratteristici che sono funzionali all'attività di facilitatore e negoziatore. La riservatezza è uno degli elementi principali. Ricordare alle parti, valorizzare l'aspetto della riservatezza e gioca un ruolo fondamentale. Per questo spesso anche nelle mediazioni viene costantemente valorizzato, perché non siamo abituati, e men che meno lo siamo stati nell'ambito dei procedimenti di gestione della crisi, ad avere uno spazio così importante che sia coperto da totale riservatezza. Chiaramente anche qui sappiamo che abbiamo quelle eccezioni che però andranno gestite dall'esperto per quanto riguarda i pareri che dovrà rendere in seno a procedimenti giurisdizionali resi in sede di conferma di misure protettive. Dicevamo quindi illustrazione della procedura, la conoscenza della procedura, l'illustrazione che ne farà l'esperto, che sarà quindi, come dicevo prima, in qualche modo ritagliata su quelli che saranno gli interlocutori che si presentano di fronte a lui. Otterrà, diciamo, come contropartita proprio l'affidamento della parte rispetto al percorso. Il conoscere il percorso, il condividere la sua evoluzione e quindi anche le fasi, porta chi ci ascolta ad affidarsi e quindi a riconoscere anche l'autorevolezza non solo nostra, ma anche del percorso. Da questo punto di vista, per quanto riguarda l'imprenditore, sempre parlando della cassetta degli attrezzi, il nostro esperto avrà la possibilità di valorizzare già dai primi incontri, proprio per creare quell'affidamento che è necessario per lo scambio delle informazioni,
quelle che sono le grandi potenzialità di definizione, che sono poi quelle dell'articolo 11. Immaginiamo quella che è la principale, la più generica, ma che potrebbe essere la più ricorrente, quindi quell'accordo con uno o più creditori e quindi la soluzione prevista al comma 1 dell'articolo 11, che è una sorta di rinvio in bianco all'autonomia privata, quindi non abbiamo limiti di soluzione, si parla semplicemente di un accordo con uno o più creditori. Ma anche tutto il percorso che comunque non, anche in assenza delle soluzioni di risoluzione della crisi sono offerte all'imprenditore. Per quanto invece riguarda le altre parti, i grandi strumenti che sono offerti, che sono una vera novità e che auspicabilmente confidiamo chi svolge per esempio attività di mediatore auspica che possano essere mutuati anche in altri procedimenti, sono la declinazione di quelle che sono le condotte dovute non solo dall'imprenditore ma da tutte le parti all'articolo 4, articolo 4, comma 2, comma 6 e in particolare comma 7, che qui vi ho riscritto con evidenziate in rosso quelle che sono delle novità assolute e quindi il dovere di collaborare realmente in modo sollecito e la risposta tempestiva e motivata che tutte le parti sono dovute a dare all'esperto, proprio perché le trattative, quindi il tempo che si celebra, che sappiamo è un tempo piuttosto ristretto, 180 giorni che sono rinnovabili una sola volta e a determinate condizioni, quindi uno spazio temporale, come dire, non ristrettissimo, ma non significativo, soprattutto in presenza di crisi e addirittura di insolvenza. Ecco, questa è una novità assoluta ed è il principale strumento per l'esperto. Sapete, poi il comma 6 ha imposto al ceto, quello diciamo più ostico per tutti coloro i quali si siano confrontati a vario titolo con le crisi di impresa, al ceto quindi bancario e finanziario, addirittura si impone specificatamente di partecipare alle trattative in modo attivo e informato. E quindi una novità assoluta, che però potrà essere e dovrà essere utilizzata dal nostro esperto proprio per creare qualcosa che prima non era stato possibile fare, quindi vincere quella, potremmo dire, silente resistenza di quelli che sono i creditori strategici per l'impresa in crisi. Su questa norma, sul comma 6 dell'articolo 4, pur sottolineandone la assoluta novità, l'importanza, si è da parte di alcuno, come dire, segnalato come si tratti di una norma imperfetta, nel senso che si individua un dovere, un obbligo, ma non ha una sanzione. Ecco, su questo io, non solo io, però è stato giustamente notato come questo tipo di condotta che poi si sostanzia nella violazione di un dovere esplicito di correttezza e buona fede sarà, potrà essere, e io credo sarà poi sanzionato in un'eventuale successiva azione di responsabilità in violazione degli articoli 1175 e 1375, che sappiamo già a vario titolo essere, poi la giurisprudenza ne ha fatta profusa applicazione proprio per richiamare e censurare delle condotte ingiustificatamente ostative da parte proprio del ceto creditorio o finanziario. Quello che in tutta la fase del percorso negoziale, ecco, deve in qualche modo essere sempre
attenzionato da parte dell'esperto è, come prima avevo accennato, la sua neutralità, la sua equidistanza o equivicinanza, come si dice in mediazione, cioè terzo indipendente garante della funzionalità delle trattative rispetto al risanamento, che è la finalità ultima dell'intero percorso. Tutto questo, quindi quello che, a cui prima ho accennato, quindi una preparazione strategica del colloquio, sia con l'imprenditore che con il ceto bancario, perché ho fatto, diciamo, un riferimento appunto a quello che comunque è di solito un protagonista imprescindibile e rispetto al quale il decreto-legge ha, diciamo, ha portato delle innovazioni, mentre sapete che rispetto ad altri creditori qualificati, quindi creditori pubblici, le novità e potremmo dire qui gli attrezzi della cassetta del nostro esperto sono piuttosto, diciamo, spuntati, quindi ecco, non ho, per questo ho focalizzato l'attenzione. Quindi in quella fase introduttiva che abbiamo visto, qui riassunto quello che ci siamo detti fino adesso, quindi quella che è la rappresentazione del percorso, delle caratteristiche, del ruolo dell'esperto, così come della conduzione dell'intero percorso. E rispetto a questo, devo aggiungervi una attenzione e una valorizzazione che sarà necessaria per l'esperto e che quindi dall'altra parte come professionisti potremmo, come dire, lamentare eventualmente, ovvero l'importanza dei professionisti che auspicabilmente andranno ad accompagnare l'imprenditore nel percorso di composizione negoziata, saranno protagonisti, cioè la circostanza che comunque l'imprenditore debba presentarsi personalmente non lo esonera, non è obbligato, ma è evidente che sarà auspicabile che abbia appunto tali professionisti che saranno in un percorso, come dire, corretto di composizione negoziata, sicuramente valorizzati. Un'altra, cautela che, dovrà essere, adottata dall'esperto sarà quella di gestire e di aprire il tavolo delle trattative anche a soggetti che apparentemente non siano legittimati. In che senso? Sappiamo che spesso il centro decisionale è altro rispetto a quello che è il titolare formale. Quindi ricordiamoci che questo è un percorso stragiudiziale, percorso volontario, e che in questo percorso, proprio perché l'emersione dell'interesse, la gestione del conflitto, lo scambio di informazioni per l'individuazione delle soluzioni percorribili ai fini di risanamento, diventa fondamentale non tanto la partecipazione di coloro i quali sono formalmente titolari del diritto, ma coloro che effettivamente hanno potere decisionale. Perché non è una procedura, non dovremo preoccuparci come esperti, ma anche come professionisti, di valutare la legittimazione dei soggetti che riteniamo come professionisti importanti da portare al tavolo delle trattative o che come esperti riteniamo o individuiamo come necessari ai fini dell'assunzione di decisioni e determinazioni che senza tali soggetti non potrebbero essere assunte. Questa è un'altra grande differenza che dobbiamo sempre tenere presente proprio perché siamo in un percorso altro rispetto al sistema processo, dove invece avremmo e ci confronteremmo con un problema di legittimazione che qui non abbiamo. Un'altra circostanza importante su cui chiaramente non mi soffermo più di tanto, ma ne abbiamo parlato già la scorsa volta, ma comunque richiamo
per ricordarci sempre che la prima cautela, o comunque una cautela che deve essere sempre, sempre tenuta presente dall'esperto, ma che anche come professionisti che accompagnano l'imprenditore dobbiamo avere presente, è che il percorso non si presta ad approcci frontali né dell'esperto né da parte degli interlocutori, per esempio appunto dei creditori del ceto bancario. Anche qui c'è bisogno sicuramente di un cambiamento, di una cultura nuova, ma così come è delineato, così come è voluto dal decreto legge e diffusamente poi espresso nel decreto dirigenziale, il percorso di composizione negoziata è un percorso che prevede una circolarità di informazioni, un ruolo paritetico tra le parti in cui il terzo si presenta come terzo garante, privo di poteri autoritativi. E questo è comunque sempre qualcosa che noi dobbiamo avere presente. Ricapitolando, vediamo quindi quali sono, diciamo, i punti focali che l'esperto negoziatore deve, nel corso di tutta la sua attività, con chiunque poi si trovi ad aprire trattative, a dialogare, ad attingere informazioni per rendere la sua attività, sarà proprio quella di superare le posizioni, perché chiaramente con queste partiranno le parti, concentrarti sugli interessi e su quello che è oggettivamente, poi per quello che avevamo individuato prima, la problematica, l'effettiva problematica. Tutto questo porta le parti a condividere informazioni, la condivisione delle informazioni e quindi quella apertura, quell'affidamento è possibile attraverso l'ascolto attivo, di cui poi parleremo con una breve elencazione, dandovi degli spunti perché il tempo che abbiamo a disposizione è molto poco, mantenendo sempre quella autorevolezza che discende proprio dalla sua imparzialità e da quella sua capacità di rimanere distante, ma prossimo, nel senso di vicino a quelle che sono le tematiche che gli de devono essere illustrate e che dovrà poi, di cui dovrà poi verificare l'attendibilità. Si parla di ascolto attivo, di capacità esclusiva, di atteggiamento win-win. Molti di voi avranno già una formazione di tipo negoziale come mediatori o come negoziatori. E in ogni caso, quello che qui viene rappresentato è proprio quella percezione di avere la possibilità di partecipare in modo attivo alla soluzione, all'individuazione delle soluzioni che tutte le parti devono avere. Come dicevamo la scorsa volta, l'esperto deve attenzionare, individuare gli interessi di una parte e di tutte le singole parti e portare quindi le parti a comprendere quello che dicevo prima, ovvero un negoziato integrativo consente le parti di vincere quel sistema cosiddetto win-lose in cui in un confronto tra parti che devono distribuire quelle risorse fisse, c'è cioè sempre chi comunque ha una, diciamo, posizione più vantaggiosa rispetto all'altra, rispetto invece a quell'atteggiamento a cui l'esperto dovrebbe essere in grado di portare le parti, di comprensione che attraverso il flusso informativo è possibile coltivare proficuamente un percorso negoziale di tipo win-win, ovvero lo scambio di informazioni consente a tutte le parti in posizione paritetica di individuare ciascuna secondo le proprie competenze quella che è, a
oggettivamente la migliore soluzione possibile, che invece in un negoziato di posizione di tipo conflittuale win-lose non sarebbe possibile individuare. Questo visivamente è il percorso che l'esperto, come nelle negoziazioni, nelle mediazioni, il percorso che si segue per valorizzare e costruire un negoziato win-win. La prima raccomandazione per gli esperti negoziatori è quella di ascoltare molto, parlare poco. Il vero negoziatore, il grande negoziatore, ascolta molto e porta le parti a condividere informazioni attraverso l'ascolto attivo, che si distingue dall'ascolto passivo, quindi quello che può sembrare un ascolto distratto. Pone domande, qui ho inserito le domande aperte, ma poi vedremo che tipo di domande è opportuno porgere a seconda delle circostanze. Si catalogano le informazioni, quindi ci si fissa, come vedevamo prima, su criteri oggettivi, quindi si evitano le personalizzazioni, e sappiamo quanto in alcuni tavoli, in presenza di imprese in crisi, sia facile cadere poi nelle personalizzazioni. Si riformulano quelle che sono le informazioni acquisite e si riattiva il percorso che poi si arricchisce di elementi nuovi, sempre attraverso l'oggettivizzazione delle informazioni. Evitare il monologo, questa appunto è una delle caratteristiche che purtroppo spesso si possono constatare su quella che è una forma un po' acquisita del professionista. Siamo come professionisti un po' tutti formati per essere verbosi, anche se non autoreferenziali. Nella veste invece di negoziatore, appunto, l'esperto dovrebbe attenzionare questa abitudine. Quindi, per quanto sia difficile, da lì la necessità di preparare un'agenda, una strategia, una presentazione, perché non siamo abituati a confrontarci né con certe dinamiche, né abbiamo appunto l'abitudine di ascoltare. Professionalmente non lo siamo quasi mai, però quella dell'ascolto, quella di attivare negli altri la capacità di riformulare, è una attività di cosiddetto problem solving, che è completamente opposta a quella del problem making, che è l'attività poi di chi formula eccezioni, di chi è abituato a resistere. Ecco, invece, nell'attività dell'esperto come negoziatore, questa attività deve essere assolutamente messa da parte, perché è oppositiva rispetto alla finalità, che è quella appunto di far emergere le informazioni attivando quel canale di affidamento che le parti, dall'imprenditore a tutte le altre parti del consesso della crisi che si attiva in seno alla composizione negoziata, dovranno condividere. Un'altra cautela è quella di non solo non interrompere, chiaramente con dei limiti, però di portare le parti proprio a esporre quello che è la loro, pensiamo all'imprenditore, alla ricostruzione della sua crisi, oppure all'ipotesi di risanamento, alle prospettive di risanamento e di risoluzione, ma anche quella di attenzionare quella che è dalla nostra postura, la nostra mimica facciale, per non parlare proprio della scelta delle scelte verbali, di non trasmettere alcuna valutazione nel corso proprio di questa fase di esplorazione che porta le parti ad affidarsi. Ecco, qui riassuntivamente quelle che sono, si parla sempre di ascolto attivo,
Poi, ecco, non significa avere un'attività fisica particolare, però questi sono, diciamo, i focus principali per quello che è l'ascolto attivo e l'ascolto efficace. Non abbiamo molto tempo per soffermarci su tutto, volevo, visto che abbiamo, e poi casomai condividiamo le slide, ecco, volevo passare con voi a quelle che sono le domande per individuare gli interessi che sono importanti nella gestione di una trattativa e che sono, si utilizzano le chiuse per avere una risposta, un sì e un no, le aperte che sono molto utilizzate proprio perché aprono praterie, danno spazio, quindi quello che dicevamo prima, offrono alle parti la possibilità di parlare e di condividere informazioni, e quelle che invece vanno evitate assolutamente, che sono appunto le alternative, le multiple e le suggestive. Guardando però all'orologio, veramente non abbiamo molto tempo, volevo, ecco, confrontarmi su alcuni aspetti, diciamo, particolari della normativa. Allora, come dicevo prima, ho accennato la proposta. Sembra che ci sia quasi, come dire, una dissonanza tra il testo del decreto legge 118 e quello che poi è il suo disciplinare, quindi il decreto dirigenziale 28 settembre 21. Perché? L'articolo 5,7 espressamente prevede che la chiusura, sappiamo, è l'ipotesi più direi drammatica per l'imprenditore, quindi quella chiusura, ai sensi del comma 7 dell'articolo 5, poi impedirà all'imprenditore di poter reintrodurre immediatamente una domanda di composizione negoziata. Ma perché? Perché si prevede che non esistano proprio i presupposti neanche per aprire le trattative. Nell'articolo 5 si parla espressamente di anche a seguito di una proposta, cioè quindi neanche, diciamo, immaginando una proposta dell'esperto, questo deve appunto chiudere il percorso di composizione negoziata, e quindi di una proposta dell'esperto si parla. Se invece andiamo a vedere il disciplinare, quindi il cosiddetto protocollo, noi non troveremo più una proposta dell'esperto, ma si parla solo ed esclusivamente dell'imprenditore come colui il quale formula le proposte alle parti interessate. Quindi la centralità della proposta è rimessa in via esclusiva all'imprenditore, quindi svanisce la proposta dell'esperto, che trova quindi sua previsione nella norma primaria, e sembra, almeno da quello che circola, rimanga anche nel correttivo. Di fatto però, ecco, vi segnalo questo che non è l'unico, però c'è quasi uno scollamento tra, in alcuni punti, tra il decreto legge e il decreto dirigenziale. Un'altra, così, riflessione sul luogo. Sappiamo che il luogo in cui si celebreranno le trattative, non è previsto, non è fissato. Dal punto di vista però negoziale, si parla proprio di shuttle diplomacy, proprio perché il negoziatore può o deve spostarsi, quindi essere in grado di scegliere anche, a seconda delle caratteristiche dei soggetti con cui si interfaccia, le modalità. Ora, su questo sappiamo, poi, per effetto della pandemia, i negoziati, le mediazioni sono tutti vocati alla presenza. Sappiamo che abbiamo un'incidenza importante del linguaggio non verbale, quindi c'è una vocazione alla presenza. In realtà, anche per l'implementazione degli strumenti che abbiamo avuto proprio per effetto della pandemia, in remoto noi abbiamo, diciamo, degli elementi che sono forse, diciamo, molto incisivi, più della presenza. Perché? Perché a video noi riusciamo, proprio per quell'ascolto attivo efficace che dicevo prima, riusciamo a focalizzare, ad attivare l'attenzione sia su noi stessi che delle parti rispetto alla parte che prenda la parola singolarmente. Quindi abbiamo uno strumento, quello in remoto, che comunque è molto efficace
dal punto di vista della negoziazione. Sulla celebrazione dell'incontro in remoto, però, volevo ricordarvi e attenzionarvi sia come professionisti che accompagnano l'impresa, sia come esperti eventuali, che c'è una forte raccomandazione, qui bisogna stare molto attenti anche per le celebrazioni in remoto, su quelle che sono le verbalizzazioni, le registrazioni o quant'altro. Ricordiamoci che il procedimento è totalmente riservato e questa riservatezza, come dire, l'esperto in particolare avrà cura di acquisire, ma anche noi come professionisti che accompagniamo il nostro imprenditore avremo cura di pretendere, non siamo obbligati né a videoregistrazioni, né a registrazioni pure semplici, né a verbalizzazioni, diciamo, puntuali, mo' di trascrizione. No, perché è imposto, anzi è auspicato nello stesso protocollo che vi siano delle verbalizzazioni sintetiche, proprio a sottolineare ancora una volta l'importanza della riservatezza nell'intero procedimento. Un'ultima notazione qui, ecco, sul compenso dell'esperto. Allora, il compenso dell'esperto, perché ne voglio parlare? Proprio per sottolineare che il comma 5 dell'articolo 16 prevede espressamente che una soluzione possa essere trovata, ovvero un contratto, una convenzione o uno degli accordi di quell'articolo 11 possano essere trovate successivamente alla chiusura del procedimento di composizione negoziata. Ecco, questo per dire cosa? Che il compenso è riconosciuto addirittura un 100% in più, anche perché è molto poco, altrimenti il quinto comma dell'articolo 5, perché si riconosce che l'attività, evidentemente, l'attività dell'esperto che ha svolto la sua attività di negoziatore ha comunque creato quel canale comunicativo, quel canale informativo tra le parti tutte con l'imprenditore che ne ha consentito evidentemente comunque la soluzione e da qui quindi l'importanza di intessere proprio quel dialogo chiaramente informato tra le parti e l'imprenditore. Io ecco, volevo semplicemente, a parte ringrazio tutti, e spero, ecco, che sia, come dire, passato attraverso questo duplice incontro l'importanza comunque di prepararsi e ad apprendere un po' tutti noi nei diversi ruoli che rivestiamo, questa che è comunque di approcciare questa che è una sfida per tutti noi, una sfida importante che i professionisti sicuramente vinceranno. E quindi ritengo che, come tutte le novità, farà a fatica, cioè sarà un percorso un po' ostacoli, ma sicuramente avrà, e speriamo abbia poi i suoi frutti anche dal punto di vista economico, del recupero per quanto possibile di tutte le nostre imprese nel virtuoso sistema economico. Buona serata. Buona serata anche a te e a tutti i partecipanti.